Pronto? Sì, salve, ascolti, ho già chiamato il 112. Io ho trovato una signora che presumibilmente è morta di scoppio nell'altro delle nostre sale. Siamo in grado di farvi sentire in esclusiva i momenti dopo la scoperta del cadavere di Pierina Paganelli da parte della nuora Manuela. La donna chiama inizialmente il 112, sono le 8:20 del mattino, parla di una signora a terra, svestita e col sangue alla bocca. Dice di non capire di chi si tratta, le viene passato il soccorso sanitario e tra le prime cose la Bianchi mette le mani avanti. L'ho toccata, io non ho sentito se viva, non l'ho voluta toccare. Ascolti signora, mi dica per piacere un cognome. Bianchi, diciamo. Manuela sembra quasi non ricordare il suo cognome a domanda diretta dell'operatore, è sconvolta. Bianchi, ok. Quindi mi spieghi com'è andata? Lei scende dalle scale e l'ha trovata riversa a terra? Io sono scesa dal nostro scivolo, l'ho messo dentro la macchina nel garage, quando sono uscita dal garage per entrare sulle scale, appena ho aperto la porta antincendio, la signora è disgraziata, che apparentemente sembra scivolata perché aveva il barattolo in mano, caduta. La Bianchi dice che Pierina è nuda, in realtà si scoprirà poi che ha solo la gonna un po' spostata. Successivamente Manuela afferma di scorgere dei barattoli. Possibile che vedendo tutto ciò non avesse ancora riconosciuto sua suocera? Un minuto dopo richiama il 118. Sì, l'ambulanza sta arrivando. Come sta la persona? Ma mandate anche il 118, io non riesco a capire, sono nuda. Come? La parte del corpo è nuda, dovete mandare anche la polizia. La polizia sta arrivando anche l'ambulanza. Grazie. Lei si è avvicinata, sa se respiro, no? È in questo momento che la donna ammette di aver identificato la vittima. Ma io sono accorta che è mia suocera, mi sono accorta adesso che è mia suocera. Ascolti, andate fuori che l'ambulanza lì a 30 secondi. Sono qui, non si sente arrivare, sono qui. Benissimo, adesso tra poco lì l'ambulanza, la vedete. Va bene? Allora, questo è un documento inedito, esclusivo, sì. Importante, la telefonata di Manuela quando ritrova il corpo di Pierina. Immedesimandosi in una persona che trova un corpo senza vita nella vicinanza della sua casa, però ci dobbiamo fare delle domande. Valerio Scarponi, eccoci in diretta, ben trovato Valerio. Innanzitutto, Manuela chiama, confermaci, prima il 112, cioè chiama prima polizia e carabinieri rispetto all'ambulanza quando vede un corpo a terra, è così? Sì, lei fa la prima telefonata alle 8:20 del mattino, 11 minuti dopo aver scoperto il corpo di Pierina. Chiama il 112, risponde un operatore, lei dice c'è una donna a terra, le esce il sangue dalla bocca, non riesco a capire di chi si tratti. L'operatore passa la telefonata al 118, c'è un momento di attesa, si sentono delle parole che lei in quel momento dice a Luis, dicendo non riesco a capire, ho chiamato dei vicini, eccetera. Passa la telefonata al 118 e poi accade quello che avete sentito, fino a che la telefonata non si interrompe perché l'operatore la invita a scendere giù, a tornare a vedere che cosa ci fosse lì per capire, per cercare di identificare quella persona. Lei risale, qui dove mi trovo io in questo momento, almeno secondo quanto viene ricostruito, al piano terra e dice c'è alle 8:26 una signora di sotto. A un certo punto nel corso di questa telefonata, 20 secondi dopo, dice mi sono accorta che è mia suocera. Ma io mi domando, se lei era qui e l'aveva scoperto poco prima, perché non dirlo subito? Sì, anche perché lei dà molti particolari. Innanzitutto poi dice due cose. Dice che non tocca il corpo e dà, se non mi sbaglio, un paio di volte quel particolare di questo corpo svestito, è così? Sì, lei dice questa signora è nuda, le esce sangue dalla bocca e vedo un barattolo di vetro rotto. Quindi racconta una serie di particolari difficilmente visibili. Noi abbiamo visto anche le foto della scena del crimine. Se davvero ci fosse stata poca luce in quel corridoio che avete appena visto, dove è poi stata trovata Pierina morta, è difficile vedere il sangue che esce dalla bocca, il barattolo rotto, i cocci, no? Soprattutto Pierina non era nuda, cioè aveva la gonna un po' spostata, ma non era nuda, questo ve lo possiamo assicurare. Quindi cioè, ci sono una serie di cose che non tornano in questa telefonata.
che probabilmente sarebbe bene spiegare, ecco, da parte della stessa Manuela. Poi è chiaro, noi l'abbiamo sempre detto, una persona offesa è una parente dell'anziana, in quei momenti tutto è complicato, uno trova un corpo, chiama, però sicuramente sono dei dubbi che giornalisticamente noi dobbiamo porci.